Magari se ci sono altre domande le terrei più per la parte finale, dove ci sarà un momento appunto di domande e risposte con i relatori, così siamo sicuri di progredire con il programma. Professor Mula, intanto nel frattempo è arrivato, quindi lo inviterei a prendere la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo clamoroso, veramente. Il Piazzernerio che è completamente bloccata. Il mio tema è quello, diciamo, dell'approccio olistico alla tutela dei dati personali rispetto alla tutela e alla disciplina in materia dei consumatori. Il tema è sicuramente abbastanza noto nei suoi elementi essenziali, se non altro perché è pacifico che il trattamento dei dati personali, quantomeno nei termini noi oggi più familiari, nasce proprio in relazione a esigenze di tutela dei consumatori. Quando viene adottata la direttiva del 1995, non c'è una previsione normativa che consenta all'Unione Europea di entrare nel merito dei diritti personali, ma si trova, come dire, il caveat, l'escamotage, passando per la tutela dei dati dei consumatori. E il rapporto in questi termini viene ancora visto, quantomeno nell'ordinamento statunitense, dove ad esempio, pur essendo riconosciuta in quanto tale la tutela della privacy come diritto, non nell'accezione a noi nota della disciplina in materia di trattamento dei dati, l'indebito utilizzo di dati personali viene poi oggi da una parte della dottrina preso in esame nella sua accezione più concorrenziale. Quindi, diciamo, l'attinenza delle due sfere tematiche è sicuramente nota. Quello che secondo me può essere interessante valorizzare in un contesto come questo, dove poi tanti operatori intervengono, è sicuramente quello, diciamo, dei benefici che un'adeguata gestione e impostazione del trattamento dei dati può apportare anche in termini di gestione dei rapporti contrattuali con i consumatori. Perché se noi consideriamo un po' quelle che sono le fasi di un rapporto contrattuale, noi ci immaginiamo che c'è sempre una prima fase di contatto con il consumatore, quindi in termini di sollecitazione all'acquisto, condotte pubblicitarie a 360 gradi. Abbiamo poi una fase, quella proprio della sottoscrizione del contratto, e poi abbiamo l'ultimo passaggio, che è quello, diciamo, della eventuale patologia della prestazione contrattuale. Ed ecco che, considerato in questa prospettiva, sicuramente rigidità, se vogliamo, della disciplina in materia di dati personali può aiutare nell'individuare un format quantomeno sufficiente a gestire nel migliore dei modi i rapporti con i consumatori. E così, se ad esempio noi consideriamo l'approccio tra l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei consumatori rispetto ad esempio alla consegna dell'informativa privacy agli stessi, possiamo immaginare un sistema sostanzialmente congiunto da un punto di vista di tecnicalità, che si distingue esclusivamente in relazione al quadro normativo di riferimento.
questo è ovviamente, come dire, un input che ha sicuramente il pregio, un lato positivo è quello di offrire al consumatore uno strumento di approccio alla gestione dei dati e alla relazione contrattuale sicuramente a lui già noto, se non altro perché le informative sono per quanto poco lette, per non dire mai lette, sono comunque un qualche cosa con cui il consumatore ha a che fare. E in questa visione il passaggio successivo, immediatamente successivo, è ovviamente quello di trattare correttamente il rapporto negoziale, utilizzando i servizi erogati dai fornitori OTT. È inimmaginabile che un servizio cloud venga erogato senza il connesso trattamento dei dati, ma è altrettanto evidente che quanto più viene assicurato il corretto trattamento di dati, tanto più il consumatore sull'altro versante sarà, come dire, favorevolmente impressionato dal fornitore del servizio. Non più tardi di qualche settimana fa leggevo di queste nuove applicazioni di chat, sostanzialmente sostitutive in linea teorica di WhatsApp, che sicuramente presenterebbero ad esempio il vantaggio di non consentire una profilazione sociale come quella che poi materialmente viene posta in essere da Facebook, no? Basta che noi ci ritroviamo sul nostro terminale il numero anche del fruttivendolo al quale poi ordiniamo la frutta in modo da trovare la spesa pronta, e automaticamente ci viene segnalato come potresti conoscere, potresti essere interessato a chiedere l'amicizia. E ci sono sistemi alternativi che effettivamente, garantirebbero una più efficace tenuta dei dati, una più garantista gestione dei dati, ma è altrettanto vero che poi lì, si supera il problema della sostituibilità effettiva dei servizi, perché se noi prendiamo un'applicazione criptata come Signal, sicuramente da elevati standard di sicurezza, ma penso che in questa aula non siano in molti a conoscerla, eppure è un'applicazione che ha le stesse identiche funzioni di WhatsApp, con la peculiarità che è criptata come solo più di recente WhatsApp, ma soprattutto fa sì che il mio numero di telefono non venga utilizzato sui social network. Quindi vediamo come in linea teorica l'approccio congiunto olistico sia sicuramente utile, c'è poi materialmente una fase, uno step, uno zoccolo duro che poi è dato dalla effettiva capacità di un'applicazione di non essere sostituibile appunto per penetrazione dell'utenza. Questo sicuramente attiene alla fase di, tra virgolette, esecuzione del contratto, la prestazione del servizio. Io utilizzo quotidianamente WhatsApp, sostanzialmente non lo pago, ma come è assolutamente noto, remunero altrimenti il mio servizio dando dati, ma oramai sempre più di frequente non soltanto il dato in quanto tale, ma anche il metadato. Tant'è vero che una delle principali osservazioni che gli OTT hanno formulato rispetto alla proposta di regolamento e-privacy è proprio la previsione di un meccanismo che esclude l'utilizzo
dei metadati nella misura in cui non è stato richiesto espressamente, non è stato richiesto e ottenuto ovviamente preventivamente il consenso di tutti gli utenti. Questo vuol dire che se io opero all'interno di WhatsApp, tanto quanto, ma se io opero tra due provider differenti, ad esempio di posta elettronica, materialmente il metadato del provider, diciamo dell'utente del provider differente, potrà o meglio dovrà essere cancellato, stando ovviamente alla situazione, all'attuale proposta di regolamento. E questo ho cancellato o anonimizzato, ma sostanzialmente poco cambia lato TT nella misura in cui il dato, anche se anonimizzato, sostanzialmente non può più essere utilizzato, quantomeno non ha più la stessa efficacia in termini di profilazione, in termini di machine learning e così via. E quindi voglio dire, l'approccio come dire olistico congiunto è sicuramente sentito a 360 gradi. E volendo andare a considerare quella che invece può essere immaginata come una un'occasione sia per per gli utenti, i consumatori, che per le imprese, e indubbiamente quello relativo alla fase, diciamo, conclusiva della relazione contrattuale. Se pensiamo alla portabilità dei dati, la portabilità dei dati che il GDPR immagina come eseguibile in un formato interoperabile, sostanzialmente, richiamando un po' quelle che sono le definizioni dell'open data, per usare un paragone con un altro dato normativo sicuramente già più stratificato, è la portabilità dei dati che ha delle importanti conseguenze in termini di confidenza dell'utente nel servizio. Ricordo nel 2011 un convegno in Bocconi sul cloud computing, dove vari relatori si illustrarono più o meno quali erano le caratteristiche dei servizi e provarono anche un correlamento normativo, e poi un rappresentante di un'associazione di piccole e medie imprese lombarda alzò la mano e disse: sì, è tutto molto bello, ma poi i miei dati dove finiscono? E soprattutto, se io cambio provider, come faccio a riprendermeli? E in realtà quella norma che pone l'obbligo a favore ovviamente degli utenti, quindi parliamo di persone fisiche, della portabilità dei dati, in realtà, se può essere colta come opportunità da parte delle imprese stesse per consentire una portabilità maggiore, quindi a far sì che anche piccole e medie imprese che si rivolgono a loro per la prestazione dei servizi realisticamente siano più confidenti sul fatto che non rischieranno un cosiddetto lock-in, non rischieranno di dover sostenere un domani costi per lo switch di tecnologia o di fornitore di servizi, ma avranno la confidenza di poter tranquillamente relazionarsi. A quel punto la competizione si svolgerà esclusivamente sul piano delle offerte commerciali. Peraltro, tenendo presente che secondo le linee guida date dal Working Party, datori di lavoro che materialmente poi impiegano nell'ambito della propria azienda cloud services sono tecnicamente quasi caldamente raccomandati sulla messa a disposizione dei propri
dipendenti anche di spazi di archiviazione sui servizi cloud. E allora dov'è il limite, ad esempio, tra un dato personale del dipendente che è soggetto alla portabilità del dato perché magari è contenuto all'interno di documenti su spazi cloud che però sono materialmente sottoscritti dall'impresa datrice di lavoro, e poi la portabilità dei dati dell'impresa in quanto tale. Certo, su basi di dati molto strutturate ci possono essere problemi di interoperabilità, questo è evidente, però è altrettanto evidente che come nel tempo si definiscono si stanno definendo degli standard delle banche dati, al tempo stesso si in via prospettica potranno individuare altrettanti standard per l'interoperabilità di basi dati sicuramente più importanti. E in questa rapidissima carrellata, quello che poi sostanzialmente mi pare che possa emergere è proprio la capacità che sia lato fornitori di servizi che lato utenti barra interessati al trattamento di dati dovrebbe essere portata avanti, ed è la considerazione unitaria di tutti gli aspetti che riguardano la fornitura o, come dire, la fruizione di un servizio. Perché, come dicevo prima, quando io scarico un'applicazione che magari mi chiede per, ad esempio, mi ricordo tempo fa ho scaricato un'applicazione specchio per un mi serviva o livelli bolla, insomma applicazioni basiche che però poi chiedono l'accesso a rubriche, e allora quello è sicuramente un grado di affidabilità da parte dell'utente. Io, se vedo un'applicazione di quel tipo, a seconda della finalità, che mi chiede dati assolutamente inconferenti, beh, evidentemente non la installo, non concedo i miei dati. Dall'altra parte, quell'applicazione avrebbe forse l'opportunità, ha sicuramente perso un cliente che comunque, come dire, avrebbe potuto teoricamente profilare anche con quella piccola porzione di dati. È vero che la profilazione dei dati è realizzata attraverso grandi quantità di dati, no? Si parla di big data sempre più, ma è anche vero che a volte, se noi teniamo conto dell'obbligo di rispettare il principio di finalità del trattamento, è assolutamente necessario anche a monte tarare il servizio in quanto tale, e quindi collegare la richiesta di dati e di consensi. Questo per dire che davvero non possiamo oggi più che mai considerare il trattamento dei dati come semplicemente un'attività da dire ok, ho fatto le varie procedure, le varie nomine previste dal regolamento, però poi me le dimentico lì, ma come in realtà siano sempre più il trattamento dei dati è parte della vita quotidiana di un'impresa. E non voglio qui richiamare ovviamente le procedure in quanto tali, perché è chiaro che una valutazione di impatto dei dati di un trattamento deve essere svolta a monte, deve essere svolta correttamente, questo è ovvio e evidente, però c'è sempre il tentativo, quantomeno il rischio che si faccia, tanto per dire ho fatto quest'altro pezzo di carta, ho fatto questo adempimento, senza però considerare qual è effettivamente il lato positivo, il ritorno, l'interesse per applicare correttamente la normativa e appunto considerare come un unicum tutto il quadro regolamentare di riferimento. Mi scuso ancora per il ritardo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore. Grazie mille.